Buongiorno a tutti, in questo video per invitare tutti quanti, tutti coloro che lo ritengono interessante alla presentazione del mio nuovo libro Rockefeller e Warburg, i migliori, più grandi alleati dei Rothschild, che avverrà il 23 di agosto alle ore 18 a Orta San Giulio, davanti a quella splendida isola di San Giulio, quella località bellissima vicino all'altro lago molto bello, il Lago Maggiore, che io amo particolarmente e che molto mi ha dato nel corso della mia esistenza. Quindi alle 18, il 23 di agosto, c'è questa presentazione a Orta San Giulio nella sala delle rappresentanze del municipio. Un'occasione per incontrarci, spero, per conoscerci, per scambiare qualche parola. E niente, questa è sicuramente la principale motivazione di questo video. Volevo solo aggiungere che in questo momento la situazione non è facilissima dal punto di vista dei progetti che avevo in mente, perché il videoblog che da mesi, forse sì, da ottobre, insomma, ho in mente, in cui inserire contenuti di aggiornamento e di approfondimento relativi ai vari libri che ho in questi anni scritto, messi a disposizione di abbonati, quindi in abbonamento annuale, non sembra essere finora realizzabile, o comunque non riesco a trovare l'editore che intenda produrre una cosa di questo tipo, anche perché evidentemente, diciamo, probabilmente costa e quindi in questo momento la situazione è quella che è. La situazione è quella che è perché l'editoria è in crisi, perché colossi come Amazon si stanno mangiando tutto, stanno creando un vero e proprio monopolio nella vendita di qualsiasi articolo, ma in primis sicuramente del mercato dei libri. E gli editori piccoli cominciano a chiudere o a accusare il colpo, editori che magari sono gli unici che in certi casi hanno il coraggio di distribuire o comunque di stampare, no? E diffondere il pensiero di autori un po' controcorrente. Anche la distribuzione in Italia è in un regime in questo momento e da anni praticamente monopolistico, e questo non fa che complicare le cose, appunto costringere molte realtà editoriali, magari un po' coraggiose, a chiudere i battenti molto in fretta. Anche l'altro progetto che avevo, quello del mini ebook, che doveva essere una collana di diversi mini ebook intitolati tutti Come mi cambia la vita, puntini puntini, aggiungendo il nome di un filosofo. Il primo già pronto è Come mi cambia la vita Socrate. Una collana che aveva l'obiettivo di far comprendere come la filosofia possa davvero cambiare un'esistenza e imprimerle una svolta notevolissima, e quindi con una scelta di contenuti che sapessero effettivamente produrre nel lettore una svolta esistenziale di grande importanza. Ecco, anche questo progetto io avrei voluto condurre autonomamente, vendendo da solo questi mini ebook, tra l'altro a un prezzo sicuramente irrisorio, evitando in questo modo la speculazione di editori, eccetera. Sembra per ora irrealizzabile, perché in Italia per poter vendere qualcosa devi comunque essere inserito in un contesto, diciamo, fiscale talmente costoso da impedirti, insomma, di muoverti e da costringerti a dover rilasciare un'alta percentuale degli incassi relativamente a ciò che tu da solo produci in effetti, e che è opera del tuo esclusivo ingegno, appunto a terzi e quindi a editori o qualcosa del genere. Qui si rientra nella situazione comunque grave e complicata e veramente l'emergenza vera e propria che in questo momento il mercato editoriale italiano quantomeno sta vivendo. Niente, quindi queste sono le notizie. Io nel frattempo sto lavorando a una nuova
ricerca sulla storia, diciamo la controstoria anche della vaccinazione. Non mi intendo molto di aspetti biologici e chimici, e quindi il mio intervento sarà senza dubbio soprattutto di carattere storico, legato, diciamo, concentrandomi sul conflitto di interesse e sulle aziende, insomma sui profitti stellari che le aziende che producono vaccini riescono a incassare. Questo è quanto, rinnovo l'invito quindi per il 23 di agosto, venerdì alle 18, nella sala delle rappresentanze del municipio ad Orta San Giulio, dove appunto ci incontreremo, se vorrete, se vi farà piacere, per parlare del mio nuovo libro Rockefeller e Warburg e di qualsiasi altra cosa vi interesserà parlare. Arrivederci, grazie.